nuovo video, di cui sono super mega ultra mega ultrissimissimo felice. Per prima cosa mi piace perché mi piace la postazione, mi piace la luce, mi piace la parrucca, mi piace il cappello, insomma mi piace tutto. E detto questo, sì, sono seduta sul letto, sono ancora più pesaculo del solito e mi sono messa una parrucca perché ho dei capelli di merda e mi sono messa questo cappello perché la parrucca la devo tagliare, quindi fa ancora più cagare nella parte superiore, ma non importa. Io sono qui con il gatto che si muove dietro perché io quando urlo il gatto si agita. Detto questo, sì, ho in testa il cappello di Artemis, il gatto di Sailor Moon, acquisto fatto al Ferrara Comics di dicembre, con il Winter Wonderland, quindi se volete andare insomma a vedere vi lascio nella info box le informazioni sull'evento di Xiaomi. Ciao, lei è la mia topolona. Sì, ha 14 anni e mezzo, portate pazienza. Ok, allora, di che cosa parla questo video? Questo video è un video tag che non ho ancora visto in giro, quindi spero che altre ragazze decidano di rispondere e soprattutto che questo video piaccia e faccia venire voglia anche alle altre ragazze di fare questo video. Allora, il video tag si tratta del tag del K-pop, i miei 5 gruppi preferiti. E quindi decidere quali sono i 5 gruppi K-pop che vi fanno impazzire di più in assoluto, che comunque vi piacciono, di cui avete magari qualche CD e qualcosa del genere. Allora, parto subito e spero che il video vi piaccia. Allora, al quinto posto per un... ci ho pensato parecchio e alla fine sì, sono riuscita a stipulare, diciamo, una... proprio una scaletta sui miei gruppi preferiti. E quindi al quinto posto ci sono gli Shiny, che sono il gruppo che bene o male mi piace perché io sono pazza di Mino, però non vado particolarmente pazza per il gruppo in sé, cioè non li ho mai seguiti più di tanto. Ho un CD, mi sembra, sì, ho Sherlock. Però è stato, l'ho comprato su una pagina su Facebook che si chiama Vendo Compro Scambio K-pop, e vi metto il link qua sotto. È una pagina dove comunque ci sono tantissime ragazze e ragazzi che rivendono i loro CD anche senza card. E lo so che magari uno dice, ma io è la card che voglio, ho capito, però se a voi vi interessa il CD in sé come faccio io, potete comprare tranquillamente in questa pagina. Quindi sì, gli Shiny mi piacciono, ma in maniera oserei dire relativa, perché non è che smanio appena esce una loro canzone, non è che strillo, urlo appena vedo il loro video, rimango abbastanza lineare, oserei dire. Ok, al quarto posto, non per ordine di importanza, mi raccomando, al quarto posto ho messo i Super Junior, che sono un altro gruppo, uno dei primi che ho scoperto. Ricordo che non li avevo presi in considerazione subito perché mi era stata passata una canzone che in realtà era dei Super Junior M, che era Supergirl, non so se si sciuppa sciuppa, praticamente diciamo che non mi è piaciuta in modo particolare. Perché non lo so, la trovavo strana, io ero ancora nel periodo dove mi piacevano i Tokyo Hotel, quindi fatevi voi un'idea su quello che mi poteva piacere. E quindi ho detto no, il K-pop non fa assolutamente per me. E invece poi mi sono accorta che ero su Twitter, sì, era il periodo in cui Twitter mi piaceva, perché mi fissi, in cui Twitter lo usavo molto, ed era appena uscito una delle loro canzoni, era uscita da poco, Sexy Free and Single, e quando l'ho trovata, l'ho ascoltata, ho fatto un minchia, questa mi piace. Poi ho scoperto più avanti che Sexy Free and Single era sempre dei tizi di Oh My Supergirl, e quindi diciamo che è stato un po' uno shock, però quella canzone ora mi piace e di questo ne sono molto felice. Al terzo posto ci mettiamo
siamo le Forminit, perché sono un gruppo che io adoro da morire, sono pazza di Yuna, quindi io sto parlando di gruppi K-pop, quindi devo purtroppo prenderle in mezzo tutte, però diciamo che come carriera seguo in primis Yuna. Poi ovviamente le Forminit nelle ultime canzoni, sia Crazy che Hate, le ho trovate stupende e favolose, più di altri gruppi che di solito sono capelli, tette e culo. Non cambia molto, di solito le mosse sono sempre quelle, e invece loro le trovo molto più cariche, molto più fighe, e quindi mi piacciono davvero tanto. Poi di Yuna purtroppo ancora non ho nulla perché sempre nella zona dei Super Junior io seguo molto Henry, quindi sto cercando, sono riuscita a prendere Fantastic, ma solo perché avevo dei soldi in più, nel banchetto non c'era altro che mi interessava. E quindi diciamo che Yuna, anche lei ci sono dei suoi CD che sono con un prezzo un po' così, e quindi ancora non sono riuscita a prenderla, però spero che riuscirò a fare questa cosa perché ci tengo tantissimo. Al secondo posto c'è un gruppo e uno che ora è diventato uno dei solisti del gruppo, che sono i Double S 501. Ve lo scrivo qui, così magari riuscite a leggere. E sì, sono un gruppo abbastanza vecchiotto, cioè parliamo di fine anni 90, primi dei 2000, nel senso che proprio parliamo di un'altra epoca. Si vede anche dai video, fidatevi. Ora, più della metà di loro sono in leva, poi hanno smesso di fare musica. Uno è un attore conosciutissimo, non mi ricordo più il film che ha fatto, Boys Over Flowers, mi sembra. Sì, una roba simile, non me lo ricordo! Quindi, praticamente, sì, io non seguo molto i drama, perdonatemi, ma non ho la DSL, devo andare con il mio router wifi e quindi non riesco a seguire queste cose, anche se mi piacerebbe. E quindi, diciamo che io seguo i Double S 501, adesso sono tornati e sono i Double S 301, perché sono tre dei ragazzi che non sono in leva. E sì, perché uno è ancora là, l'altro è appena tornato, da quello che ho capito, insomma è tutto un casino, però le loro canzoni mi piacciono sempre nella info box. Io vi lascio comunque il link del canale ufficiale, comunque dei gruppi, così voi se ve li volete andare a vedere, ben venga. E sempre di Double S, però ai tempi d'oro io ero innamorata di Park Junmin, che però lui più che K-pop è J-pop, e sono stata anche a vederlo a Parigi, quindi oserei dire che mi piace in modo particolare, e di questo ne sono felicissima di averlo visto, di aver avuto il meet and greet con lui, quindi sono riuscita, anche se non permettevano gli autografi, io questa cosa la trovo idiota. Non hanno permesso gli autografi, ma io sono riuscita a spillargli un bacio sulla guancia e un abbraccio, e quindi va benissimo così, il mondo è un posto migliore. E oh, al primo posto chi ci sono? Gli EXO! Ebbene sì, non sono una bimbo minchia del cazzo, però quindi se vedete questa reazione perdonatemi, però gli EXO sono tipo la mia vita. Io di loro sono l'unico gruppo effettivo di cui ho tutti i CD. Sì, mi manca l'ultimo perché io non li compro tramite internet, ma io, ebbene sì, aspetto tutti gli anni, mi faccio questo dolore fisico e interiore. Che cosa faccio io? Io aspetto il Rimini Comics e mi fiondo sulla bancarella del Kaido Italia e acquisto tutto quello che c'è, perché io compro sia la versione cinese che la versione coreana, perché non voglio fare differenze. Il mio bias è lei. E Suho, quindi lei è quella cinese e Suho nella versione coreana. Mi piaceva da impazzire anche Chris, però è andato via, quindi sì, io no, lo adoro, ma sinceramente non ho pianto lacrime, distrutta, proprio disperata. No, cioè, gente, ora sono sincera, hanno una vita. Sono esseri umani, non potete permettervi di dire: oh mio perché quello esce con la vita! Cioè, cosa li volete? Scapoli disperati per tutta la vita! Cioè, se non sbaglio, Sunmin
del Super Junior che si è sposato ed è al bias di una mia amica, però non è che la mia amica si è flagellata. Cioè, voglio dire, sono cose giuste, normali, perché? Perché come noi vorremmo sposarci, avere una vita felice, la vogliono anche loro ed è giusto che sia così. Se voi pensate il contrario, secondo me non volete davvero così bene i vostri bias, perché alla fine a me basta vederli felici. Cioè, a me basta vedere che... Cioè, ovvio, io shippavo lei e Chris, che per me facevano di tutto durante la notte, però nel momento in cui Chris è andato via, non è che ho detto, oh mio Dio, lei sarà disperato. Cioè, gente, usare questa, cioè, gli idol sono comunque degli esseri umani, hanno le esigenze che abbiamo noi, come noi abbiamo bisogno di procreare, di fare certe cose, di sposarsi, le devono fare anche loro. Quindi, che la cosa vi vada giù o meno, io non tollero quelle che si tagliano, quelle che proprio gli mandano le lettere e poi dicono mi suicido. Oh, Signore Dio Beat, ma tu stai male. Cioè, io allora non lo so, no, sì. Cioè, allora io cosa dovrei fare con tutti quelli che mi piacciono di cantanti che hanno una vita, che si sono sposati? Vabbè, cioè, io seguivo anche i Tokyo Hotel, l'ho detto prima, poi come gruppo si è sciolto e sono spariti, ma non è che mi sono distrutta interiormente, o quando Bill Kaulitz si è dovuto operare alla gola ho pianto per 15 anni. No, anche perché hanno rinviato solamente il concerto, quindi... Poi questo, gente, vi voglio dire. Il tag è finito, però io vi dico, è giusto essere fan, però è anche giusto esserlo, penso, nei giusti canoni, perché ci sono delle fan davvero che hanno dei problemi, perché comunque seguirli quando vanno in bagno, seguirli quando vanno questo e fanno al parco, e oh, mamma mia, guarda che... Datevi una cazzo di calmata, perché anch'io quando ho visto Parjummin ho strillato, però non è che lo vado a seguire al cesso mentre cerca di fare la pipì. Cioè, secondo me il vero voler bene è il capire che loro hanno delle esigenze esattamente come noi. Io penso che loro comunque ci dimostrino di volerci bene, perché comunque fanno sempre in modo di fare canzoni, diventano pazzi, soprattutto nel K-pop, che a differenza di tanti altri cantanti, i cantanti K-pop danno la vita per questo lavoro. E quindi quello che mi dà il cazzo, e lo dico senza peli sulla lingua, dà fastidio, è il fatto che certe ragazze si permettano di dire lui non può avere una vita. Oh! Detto questo, io penso di dover finire questo video, perché io mi incazzo quando parlo di queste cose, perché quando sento quelle che dicono mamma perché c'è, ma dai, ma tipo adesso che c'è questa cosa di Kai con Crystal, che Kai esce con Crystal, non ho capito se poi è una bufala o cose simili, però gente, cioè, non è che perché lei vi fa cagare dovete decidere, perché tanto a voi non vi andrebbe bene nessuna. Cioè, è questa poi la verità, perché io lo so che vorreste esserci voi. È come io che la notte mi sogno di sposarmi con lei, ma so che non sarà mai possibile. Quindi cercate di uscire un pochino da questa mentalità. Anch'io facevo gioco di ruolo ed è una cosa che non nascondo assolutamente. Ho conosciuto persone con cui sto mantenendo comunque un rapporto d'amicizia molto alto e ne sono molto contenta. Però questo non significa avere la testa troppo lì. Cioè, cercate di fare... comunque di uscire e di farvi una vita, perché io sono sincera, io con il gioco di ruolo per me era diventata una pseudo droga. Cioè, io praticamente la vita del mio PG era diventata più importante della mia. E quindi, ma di questo mi sono già scritta che ho deciso di fare un video sul gioco di ruolo. Ebbene sì, perché pensavo che fosse una tematica molto importante anche questa, perché comunque ne vedo tanti e ci sono tanti pro e contro. Quindi magari rimango sempre seduta qua
E adesso magari vi faccio un bel video sul gioco di ruolo. Detto questo, io vi ringrazio tantissimissimo di aver guardato il nostro video. Spero che il tag vi sia piaciuto. Chiedo scusa se mi sono un po' prolungata, però so che di solito chi ascolta il K-pop tende molto a fare il gioco di ruolo e cose simili, quindi magari sarà una tematica che approfondirò. Ditemi solo se vi interessa nei commenti qui sotto e vi mando un bacione, ciao!